Allora, bentornati nella terza puntata di Private Matching. Che cos'è Private Matching? È un matrimonio di interessi. È un po' come i promessi sposi, soltanto che questo matrimonio sa da fare. Il matrimonio fra le start-up e le grandi aziende italiane, che non si sono mai incontrate volentieri, facilmente. Invece qui, a casa di CDP Venture Capital, cerchiamo di metterle insieme. Perché? Perché le start-up sono portatrici di innovazione e di energia e le grandi aziende hanno bisogno di innovazione per restare competitive. Che cosa puntiamo a ottenere? Che per esempio che le start-up possono diventare fornitrici di servizi o di prodotti verso le grandi aziende, o magari che le grandi aziende se le possano comprare facendole diventare improvvisamente grandi. Abbiamo raccontato attraverso queste prime due puntate il futuro della salute, il futuro dei soldi. Oggi ci concentriamo su un altro argomento molto importante, dove ci sono davvero delle start-up molto qualificate. Abbiamo chiamato il futuro dell'energia, ma in realtà parliamo in termini larghi di sostenibilità. Tutto quello che può rendere il nostro pianeta sostenibile in un anno fondamentale, che è quello del Recovery Plan. Come sapete, a uno dei pilastri del Recovery Plan, dei miliardi che ci dà l'Unione Europea, è proprio dedicato a sostenere progetti che rendano l'Italia un paese che usa meglio l'energia e che inquina di meno. Quindi tantissimi progetti e tantissime idee da parte delle startup che vi presentiamo oggi. Oggi abbiamo 8 startup e 8 corporate, quindi tecnicamente è un matrimonio perfetto, staremo insieme per un'ora. Vediamo intanto al volo le startup che saranno protagoniste di questa puntata. Sono 40: South Energy da Pisa, Airlight da Milano, Enerbrain da Torino, Award da Torino ancora, Nexus TLC da Napoli, Envision da Palermo e Roma, Bifrist da Taranto e New Lisi da Milano. Come vedete, Milano e Torino ben rappresentate, ma c'è anche una quota importante di Sud. Benvenuti, ci sentiamo tra poco per le vostre presentazioni. Speriamo che siate seducenti nei confronti delle corporation e le convinciate a cominciare a fare affari insieme. E adesso presentiamo invece le grandi corporation italiane che abbiamo invitato per questo gran ballo delle start-up. Sono Snam, Eni, Italgas, A2A, Nexchem, Sorgenia, Tozzi Green ed Iren. Allora, sono davvero 8 grandi aziende. Ve le presento una per uno. Il primo protagonista di questa puntata è Snam, con Christian Acquistapace, che è l'amministratore delegato di Snam for Efficiency. Christian. Sì, diciamo che io sono l'amministratore delegato di una startup di Snam, ecco, quindi in questa veste. Quando è nata Snam for Efficiency? È nata nel 2018. Quindi nuova. Che obiettivo avete? Abbiamo l'obiettivo di diventare uno dei primari operatori italiani in ambito efficienza energetica, riqualificazione impianti, edifici. Voi siete i portatori della rivoluzione dell'idrogeno? Non questa startup, un'altra di Snam, perché diciamo che Snam è molto prolifica in questo periodo e ha una forte predisposizione al cambiamento, all'innovazione e al riposizionamento. In questa predisposizione all'innovazione, che rapporti avete avuto con le startup italiane che si occupano di sostenibilità e cambiamento climatico? Ma noi abbiamo lanciato nel 2018, fine 2018, un'iniziativa che si chiamava e si chiama Snam Up di Open Innovation, una dedicata all'interno, call for ideas, dipendenti, quindi quello che possono fare i dipendenti, le proposte che potevano fare per innovare, e una invece dedicata all'esterno che si chiama call for startups. Su alcuni assi sui quali siamo interessati, tipo il monitoraggio, gli smart building, la realtà aumentata. Ma su questo oggi ne hai molti, su questo non ti voglio fare spoiler, anche se avete avuto tutti la documentazione delle 8 startup. Ci sono delle startup che parlano proprio delle cose di cui ci stavi parlando tu adesso, quindi secondo me le troverai interessanti. Ci sentiamo tra un attimo, parliamo di Eni, ovviamente Eni non ha bisogno di presentazioni, come si dice in questo caso. Abbiamo qui Michele Viglianisi, che è responsabile per la Circular Economy e Green Refinery. Ciao Michele. Grazie per questo invito, è un privilegio partecipare a questo consesso nel quale, sono detto prima, si vede come l'innovazione tecnologica sia uno dei driver principali per compiere questo impegnativo cammino verso un futuro che già è arrivato, un futuro modo di fare e consumare energia per il quale non potrà non tenersi in considerazione tutto il paniere degli strumenti tecnologici che abbiamo a nostra disposizione. Senti, tu c'hai dietro di te il famoso iconico cane a 6 zampe nero, nella versione originale, ma nel frattempo ne avete fatte anche delle versioni green and blu, proprio per raccontare la nuova era che sta cominciando, dove appunto l'economia circolare diventa un pilastro e l'energia pulita diventa fondamentale.
E lo dicevi tu prima, è importante questa varietà di colori, perché è l'antipasto per una varietà di tecnologie che non possono né devono essere in competizione tra di loro. Ognuna di esse può essere preziosa in tempi differenti e con maturità differenti per farci raggiungere un ambiziosissimo obiettivo. Senti, lo dico io anche perché in parte sono stato parte del progetto quando si pensava. Avete lanciato anche un acceleratore di startup, finalmente. Avete una scuola per giovani startup che si chiama Jaul. Cioè, vi siete messi su questa strada in maniera decisa, finalmente. Volendo creare una immagine evocativa, è il seme dal quale germoglia una pianta che ci aiuta a catturare il CO2 e quindi portare a zero il saldo complessivo. In questo caso quello che riuscirà a produrre, a mettere in circolo, è la passione e l'innovazione tecnologica, che sono veramente il lievito per fare bene e specialmente per fare in fretta. Bene, allora salutaci gli amici di Jaul, che in Eni si occupano anche di queste cose. Voltiamo Grazie. Pagina Italgas. C'è Pier Lorenzo Dell'Orco, direttore sviluppo commerciale. Ciao, ciao a tutti. Come va? Molto felice di essere qui fra voi. Va molto bene, devo dire. Insomma, l'anno è stato duro, ma penso che grazie alla resilienza e soprattutto grazie all'innovazione tecnologica e digitalizzazione che un po' tutte le aziende che vedo qui rappresentate hanno abbracciato, siamo riusciti ad affrontarlo bene. Nel vostro percorso avete già incontrato startup o questo per voi è un debutto? No, abbiamo incontrato startup e abbiamo anche investito in qualche startup, investimenti mirati. Diciamo, Italgas ovviamente è leader nella distribuzione del gas, ma negli ultimi anni ha anche avviato un percorso di diversificazione in altri business come efficienza energetica e dintorni. Quello che abbiamo fatto sono appunto interventi mirati. Abbiamo investito in una ESCO innovativa che ha sviluppato un prodotto proprietario per il monitoraggio attraverso algoritmi di machine learning, intelligenza artificiale con dei consumi e predictive. Abbiamo investito in una startup che fa coibentazione diciamo attraverso materiale riciclato per edifici. Abbiamo quindi siete abituati a farlo, e quindi però se oggi dovessi vedere qualcosa che vi interessa, fatelo. Questo è un primo inizio. Come quando sono qua per questo. Appunto, mi raccomando. Aspettiamo le vostre domande, ma anche poi che speriamo che questa cosa possa proseguire anche dopo di noi. Allora, voltiamo pagina. A2A. C'è Patrick Ungre, che è il capo dell'innovazione e del Corporate Venture Capital di A2A. Patrick. Ciao a tutti. Come va? Per l'invito. Molto quindi, bene. Quindi dentro A2A c'è il Corporate Venture Capital. È interessante. Esattamente. La funzione è nata un paio di anni fa. E il fondo in realtà è stato lanciato a gennaio di quest'anno. Devo dire che siamo anche molto soddisfatti, perché nei primi sei mesi abbiamo chiuso quattro investimenti. Devo dire, insomma, che per una grande azienda sono tempi sufficientemente agili. Beh, è molto veloce, assolutamente sì. Quindi siamo pronti per il quinto oggi, diciamo. Siamo se volete annunciare qualcosa in diretta, va benissimo. Ci vediamo tra poco, allora. NextCam, Massimo Di Amato, che è il Vice Chairman del capo del board dei direttori. Ti vediamo. Sì, buongiorno. Ecco, vedo, infatti giustamente dietro c'è il gruppo Maire Tecnimont. E il vostro rapporto con le startup, quando parliamo di chimica del futuro, immagino sì, già siete consolidati e rodati. Ma allora, intanto abbiamo fatto già un primo importante passo in avanti, pensando proprio a NextCam, che oggi di fatto è l'asset che sfrutta, se vuole, la storia del gruppo Maire Tecnimont per lo sviluppo di tecnologie nella transizione energetica. Quindi già questo è un primo passo avanti. Ovviamente guardiamo al mondo delle startup con grande interesse, stiamo lavorando con molte di loro, quindi ben vengano anche altre startup. Sì, devo dire che la selezione che è stata fatta oggi è veramente interessante, lo vedrete da pochissimo. E voltiamo pagina, Sorgenia, Alberto Bigi, il capo dell'innovazione e dello sviluppo. Stiamo puntando molto, diciamo, oltre all'energia pulita, all'innovazione dei servizi sui clienti. Quindi noi operiamo fin dall'inizio, fin da quando siamo nati nel mondo nel mercato libero, e abbiamo lavorato con startup, siamo attenti al mondo delle startup, in particolare con gli incubatori del Politecnico di Milano e di Torino. Sì, quindi ce ne sono di ottimi, è vero. Abbiamo già visto. Riteniamo, diciamo, una componente essenziale per portare innovazione soprattutto sui clienti. Bene. E soprattutto un'offerta di tipo digitale, che è quella che ci caratterizza. Vedrai che ce ne sono almeno 3-4 oggi delle 8 che vanno proprio nella direzione che stavi indicando tu. Allora, voltiamo ancora, il prossimo è Tozzi Green, c'è Giacomo Palermo che anche lui è responsabile di innovazione. Bene, con un focus forte sul solare, mi hanno detto. Focus abbastanza forte
solare e sull'agricolo. Diciamo che abbiamo una doppia anima, ripeto, il core business è la produzione di energia elettrica, ma abbiamo tutta una serie di progetti anche agricoli. Infatti abbiamo fatto già nel 2011 un progetto che ai tempi era uno dei più grandi nel fotovoltaico da 35 megawatt, totalmente integrato con un prato pascolo, quindi c'è tutta un'attività di produzione casearia totalmente legata al fotovoltaico in modo totalmente che anticipava totalmente i tempi. Bene, adesso ti potremmo invitare anche alla puntata sul cibo. Allora, voltiamo pagina. L'ultimo delle 8 corporate che vi presentiamo oggi è una utility, anzi una multi-utility molto importante del nord, che si chiama IREN. C'è qui Enrico Pochettino, che è il capo dell'innovazione. Ciao Riccardo, saluto a tutti. Tra l'altro, spiando quello che hanno fatto le startup di oggi, ho visto che qualcuno già lavora con te, con voi. Sì, sì, sì. Non anticipo il nome, comunque abbiamo una startup in cui abbiamo investito e con cui abbiamo collaborato già dalla nascita. Quindi funzionano questi incontri fra i piccoli e i grandi? Sì, sì, direi che funzionano, è un po' la chiave anche del ruolo delle aziende che possono avere con le startup, non solo un supporto di tipo finanziario, ma soprattutto un supporto di tipo industriale, perché la strada appunto per diventare grandi è complicata senza un partner. Assolutamente sì. Allora, queste sono le 8 corporation, gli 8 promessi sposi di oggi, che hanno poi il compito di intervistare i ragazzi, non ragazzi, in qualche caso qualcuno alla mia età, come l'amico Antonio Cianci di Airlight, dopo i loro pitch, dopo le loro presentazioni, e di votarli, non perché si vinca qualcosa, ma soltanto come fatto di gradimento, di interesse, come se fosse una manifestazione di interesse. Quindi dopo ogni presentazione chiediamo a voi 8 di esprimere il vostro voto, ovviamente di mandarcelo, in modo che alla fine potremo eleggere il vincitore di questa terza puntata di Private Matching. Allora direi di cominciare, siamo pronti con la prima startup, che tra l'altro è una startup bella solida, diciamo, anche se è abbastanza nuova, è nata nel 2016, operativa dal 2017, sede tra Palermo e Roma, si chiama Envision, il suo amministratore delegato e co-founder è Matteo Gattola. Matteo, ci sei? Eccoci, grazie. Ed è un'azienda, leggevo, interessante, perché mi è piaciuto l'esempio dell'illuminazione pubblica, che è uno degli asset fondamentali di una città e che può diventare uno strumento importante di recupero di efficienza energetica e di valorizzazione del territorio, e da lì finalmente realizzare questa cosa di cui parliamo da tanti anni e che non abbiamo davvero mai visto in Italia, che è la famosa Smart City, la città intelligente. Allora tu, Matteo, hai un minuto di tempo e poi ti riempiremo di domande. Grazie. Vai. Envision è una startup che disegna e sviluppa infrastrutture smart city, lavorando su quelle che sono, che di fatto lavorando sulla trasformazione delle infrastrutture che già esistono sulle nostre città, sui nostri territori urbani, e cioè l'illuminazione pubblica e l'arredo urbano, le pensiline, le panchine. Questi oggetti noi siamo in grado di trasformarli da tradizionali a smart, quindi completare i pali e le panchine, le pensiline, con degli oggetti all'interno che possono generare dati, quindi distribuendo sensori su tutto il territorio. I nostri prodotti, i nostri pali, soprattutto per l'illuminazione pubblica, stanno raccogliendo un enorme interesse, perché sono gli unici che sono in grado di avere la tecnologia all'interno, wifi, telecamere, ricarica elettrica per auto fino a 22 kW, monitoraggio ambientale e tanto altro ancora, possono essere cablati in fibro in cavo, ma soprattutto noi siamo in grado di poter governare tutti gli oggetti che andremo a installare sulle città, sulle nostre infrastrutture smart city, attraverso una piattaforma che abbiamo realizzato, su cui abbiamo investito pesantemente negli ultimi 2-3 anni, e che oggi è uno strumento, può essere considerato a tutti gli effetti uno strumento unico di gestione di quello che può essere un territorio urbano. Aggiungo, colgo l'occasione oggi per dire anche che sono state avviate alcune iniziative anche all'interno degli edifici, per cui oggi anche gli edifici per noi diventano un nodo di questa infrastruttura smart, che può essere governata e che può essere utilizzata per poter abilitare i servizi smart city, e quindi, come dicevi correttamente tu,
poter andare verso le smart city, guardare le città del futuro, deve assolutamente partire da una riqualificazione intelligente delle infrastrutture già esistenti sul territorio. E perfetto, noi su questo tema siamo già in grado di poter operare. Allora, hai detto che avete investito molto su questa piattaforma che si chiama Urban Vision, hai parlato quindi di investimenti. Volevo ricordare che tra i finanziatori c'è il Invitalia attraverso Smart Start e poi proprio CDP Venture Capital, che l'anno scorso ha investito su di voi. E una domanda prima di passarti a loro è: ma mi racconti una prova di successo che avete fatto da qualche parte? Allora, in una città del nord, non so si se può posso dire. Anche... Verona, abbiamo installato i pali smart con ricariche elettriche e quella è stata la prima occasione in cui in Europa è stato possibile vedere dei pali smart con ricariche elettriche da 22 kW. È installato lì sul territorio, abbiamo altre iniziative in corso. Però quindi Verona sicuramente, poi le altre te le faccio chiedere da loro. Però Verona quindi c'è un caso di successo che ha funzionato. Sì, assolutamente. Perfetto, sì. Sentiamo le domande se ci sono. Quanto conta dal punto di vista comunicativo l'esperienza di rigenerazione, quindi di recupero di asset esistenti al posto di creazione di nuove attrezzature? Allora, è un elemento molto importante perché intanto dal punto di vista dei costi poter intervenire su infrastrutture già esistenti implica di non dover pianificare azioni invasive. Nel nostro caso noi dobbiamo solo sostituire i pali con dei pali identici dal punto di vista estetico, così come per tutti gli altri oggetti, senza dover aprire cantieri, senza dover avviare delle operazioni che possono essere importanti o invasive sul territorio urbano. Abbiamo anche dimostrato con le nostre installazioni che, per esempio, un'infrastruttura di ricarica elettrica utilizzando i pali dell'illuminazione pubblica può costare anche il 30% di un normale investimento. Perché? Banalmente perché gli impianti di illuminazione portano in dote i cavi dotti. Quindi, se da una parte installare le colonnine comporta la predisposizione l'avvio di cantieri, scavi, allacci e quindi tutta una serie di attività che portano via, anche per quanto si voglia essere veloci, tempi anche molto lunghi oltre ai costi, per quanto riguarda la sostituzione dei pali in smart, stiamo parlando di un'attività di manutenzione straordinaria che impegna un paio d'ore. Io ho una domanda. Legata alla privacy, assolutamente sì. Come potete, cioè, in che modo la vostra piattaforma può garantire la privacy e la protezione della mole di dati che il palo smart di cui avete parlato può gestire? I dati vengono raccolti in server sicuri su uno dei principali cloud italiani, che poi ovviamente ha anche estensioni all'estero. E per quanto riguarda tutta la parte delle videocamere, andrebbero su dei server dedicati alle forze di polizia. Quindi tutto ciò che è il video streaming viene utilizzato soltanto da chi è abilitato a poterlo gestire. Per tutto il resto i dati possono essere gestiti e vengono anonimizzati direttamente nel palo, perché nei nostri pali e nelle nostre pensiline ci sono dei piccoli computer che rendono veramente intelligente quell'oggetto, tant'è che noi siamo oggi in condizioni di poter offrire la videoanalisi lavorando per esempio direttamente sul palo, e quindi il contapersone, il flusso, l'aggregazione, certo, gli indici di traffico, lo smart parking viene effettuato sul palo e quello che viene trasferito è solo un metadato. Senti, se non ci sono altre domande te ne faccio una io. Ho visto che alla fine dello scorso anno siete stati finalisti all'Innovation Day di Tokyo. Immagino che con la pandemia siete andati in videoconferenza. Assolutamente. O sei andato a Tokyo? No, sì, sì. Ovviamente. Ma il fatto che sei andato a Tokyo e la partecipazione a questo evento è un segno di internazionalizzazione? Cioè, pensate di trovare più mercato fuori che in Italia? Allora, nella realtà questo terribile periodo pandemico ha accelerato, come tutti sappiamo, la trasformazione digitale dei territori urbani, e questa esigenza si sta prospettando in Italia, ma è assolutamente identica in tutto il mondo. Bene, perfetto. Grazie mille Matteo, grazie Envision. Grazie. Ultima pagina, vi ricordo di votarla ovviamente, così facciamo in tempo alla fine della puntata ad avere il vincitore. E la seconda startup ha un nome che è molto evocativo, perché viene da uno degli slogan che hanno portato in piazza i ragazzi di Greta Thunberg, dei Fridays for Future, quando giravano e dicevano che non c'è un pianeta B, riecheggiando la frase non c'è un piano B. E visto che non c'è un pianeta B, vuol dire che c'è stato il pianeta A. E il loro nome è A World, e sono nati nel 2018, sono a Torino, e sono una piattaforma interessante
che offre servizi che misurano la sostenibilità delle persone e delle aziende. Con noi c'è l'amministratore delegato Alessandro Armillotta. Ciao Riccardo. Quindi il vostro non c'è pianeta B ha portato il nome a World. Che è un nome, che è un nome che funziona in tutto il mondo, tra l'altro. Ecco, come dire, la startup italiana, ma tecnicamente avete un nome che è già internazionale. Nome unico, internazionale, progetto internazionale nato tra Torino e New York. Io sono di base a New York e slogan mai riconosciuto, anche perché questo è l'unico pianeta dove possiamo vivere adesso, quindi va protetto. Bene, ma sei a New York adesso? Sono appena rientrato per la pandemia e riparto. Perfetto. Allora, hai un minuto di tempo. Ok. Grazie Riccardo. Allora, vi racconto di A-World. A-World è l'app scelta dalle Nazioni Unite che utilizza tecniche di gamification per sensibilizzare le persone e creare engagement sui temi della sostenibilità e combattere il climate change col fine ultimo di educare le persone a vivere sostenibilmente. In un mondo dove le persone sono desiderose di informarsi su questi temi, pronte ad agire ma non sanno da dove cominciare e non riescono a valutare l'impatto delle proprie azioni, l'app di A-World si propone di guidare le persone erogando contenuti coinvolgenti riconducibili agli SDG, creando challenge di gruppo per stimolare il senso di community e incentivando l'adozione di semplici abitudini quotidiane, mostrando l'impatto di queste e i relativi risparmi. Facciamo sempre l'esempio di una doccia corta, quindi ti chiederemo, Riccardo, fare una doccia di 5 minuti a posto che 10 minuti, perché? Perché risparmieresti 50 litri d'acqua. Questi risparmi poi vengono sommati per dare un profilo di impatto per ogni utente. L'app di A-World è stata costruita sulla piattaforma A-World e permette di collaborare con aziende, organizzazioni e istituzioni in due modi, facendo dei gruppi formativi utilizzando i gruppi all'interno dell'app o utilizzando A-World come piattaforma di loyalty reward per premiare i propri clienti nelle piattaforme, siti o app già esistenti. Perfetto, ci sei stato anche nei tempi. Io avrei una serie di domande, ma voglio prima sentire loro. Vediamo se ci sono domande dei nostri otto. Una domanda, Alessandro. La raccolta dei dati per valutare l'impatto, quanto è, diciamo, volontaria, quindi uno deve inserire il dato, e quanto invece, se siete riusciti a farlo, raccoglie in modo digitale, appunto, delle informazioni? Allora, adesso è autodichiarata, ma il futuro nostro è integrarci con gli utility per tracciare poi i consumi che arrivano da luce, gas, mobility, anche spese via PSD2. In che modo valutate gli impatti? Allora, valutiamo gli impatti in modo risparmio, non siamo il classico carbon footprint calculator, ed è per questo che ci ha scelto Nazioni Unite. Diamo delle azioni sostenibili e diamo anche il risparmio che avresti facendola, quindi sempre in positivo e mai in negativo, se risponde alla tua domanda. Sì, assolutamente. Grazie. Senti, mentre magari preparano la terza domanda, te ne faccio una io al volo. Tu hai detto che sei di base a New York, mi racconti com'è andata con le Nazioni Unite? Hai bussato, hai mandato una mail, hai incontrato uno al bar, come funziona? Allora, fortuna e cuore. Allora, sono stato invitato al Climate Change, all'evento sulla Climate Change l'anno scorso, e ho avuto la fortuna di conoscere Martina Donlon, che è la capo delle comunicazioni, di Global Communication di tutta UN. Loro avevano un chatbot che funzionava, però io ho parlato della mia idea, di questa visione, loro hanno detto dobbiamo assolutamente farlo insieme. Fantastico. Vi invitiamo a supportare la nostra campagna, che è la campagna principale per azioni individuali, che si chiama Act Now, e da qui l'app che è sulla home page di Nazioni Unite, pagina Sustainable Development, che si chiama A World in Support of Act Now. Assolutamente. Se c'è un'altra domanda, bella storia anche questa. Se posso una domanda, se puoi spiegare un po' meglio, diciamo, il modello di business, volete andare direttamente sui cittadini o prevalentemente intermediati da... Mi sembra molto interessante, non è così chiaro. Allora, lavoriamo direttamente sui cittadini, vogliamo dare al cittadino la possibilità di utilizzare risorse green o servizi green, quindi, come dicevo prima, mobilità o energia o gas. Quindi abbiamo due linee. La prima è questa, dove lavoriamo con le aziende e ci aggiungiamo al sistema di loyalty reward, se è già esistente, o il secondo, facciamo la classica CSR, però in un modo smart, con contenuti sempre riconducibili agli SDG, con video interattivi tramite app. Senti, ti chiedo un'ultima cosa io prima di lasciarti, Alessandro. Mi dai due numeri sui download e sull'utilizzo dell'app? Si possono dare? 30.000 download i primi due mesi. Abbiamo registrato 600.000 azioni da 23 settembre. Non è facilissimo, però, vero, come mestiere farla scaricare?
è difficile. È difficile. C'è fruizione a farla scaricare su questi temi. C'è molto, i giovani sono molto attivi, però c'è largo spazio di miglioramento. Bene, grazie. Voltiamo pagina. Allora, vi ricordo di votare anche a World e andiamo a Napoli, andiamo a quarto con una startup che si chiama Nexus TLC, che tra l'altro anche questa è nata nel 2014, finanziata anche questa, vi dicevo, da CDP Venture Capital, dove ho visto che fa, in realtà non fa un unico prodotto, ma fa diversi prodotti. C'è una piattaforma che riduce i tempi di intervento nella gestione dei guasti, e ce n'è un'altra che invece consente di monitorare i punti di raccolta delle acque piovane, e mi ha incuriosito questa lampada sensore multicolore in perfetto stile IoT che serve a monitorare la qualità dell'aria. Qui con noi a parlarne c'è il fondatore Francesco Serino. Francesco. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Come va? Tutto bene, grazie, tutto bene. Effettivamente i tanti progetti e prodotti che vedi è forse anche un po' l'influenza del vulcano che abbiamo qui vicino, quindi siamo molto vulcanici e abbiamo tantissime idee che abbiamo cercato di mettere in pratica e tirar fuori poi dei prodotti che potessero servire, essere venduti ovviamente in commercio sul mercato, ma poter servire anche diverse realtà italiane e non solo. Dunque, mi è colpito una frase sul sito dove dice: la nostra vision è dar voce alle cose, cioè sviluppare soluzioni IoT, quindi di Internet of Things, per poter migliorare la sicurezza, l'efficienza e la sostenibilità. Hai un minuto di tempo, vai. Esattamente. Allora, Nexus TLC è una PM innovativa, è scritta quindi al registro delle PM innovative, e principalmente siamo focalizzati sull'IoT, sull'internet delle cose. La nostra vision, come appunto dicevi, è quella di voler dar voce alle cose, perché secondo noi tutto quello che ci circonda ci può comunicare un qualcosa, un dato, e noi questo dato dobbiamo sfruttarlo al meglio. Appunto, gli ambiti che citato tu, sicurezza, efficienza e sostenibilità, sono solo alcuni degli ambiti su cui operiamo. La nostra mission ovviamente è quella di sviluppare soluzioni innovative di monitoraggio e controllo remoto negli ambiti che ho appena citato, ma anche in diversi tanti altri ambiti. All'interno della nostra startup, PM innovativa, abbiamo sia la parte che produce la componente elettronica, quindi facciamo tutto in house, tutto quello che è la progettazione, sviluppo, prototipazione e piccola produzione elettronica. Tutto quello che è la parte di sviluppo server side, quindi parte back-end e front-end, l'analisi e lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale e reti neurali artificiali, fino ad arrivare allo sviluppo di applicazioni su iOS e Android, quindi applicazioni mobile. Copriamo praticamente l'IoT a 360 gradi. E la nostra vision ci ha permesso appunto di dare, come dicevi tu, di dare voce ad esempio alle nostre città, andando a monitorare l'acqua al di sotto dei tombini, delle caditoie. Quindi abbiamo realizzato un sensore che va a monitorare l'acqua al di sotto delle caditoie e allertare nel caso in cui ci sia un allagamento. Abbiamo fatto un sensore per la qualità dell'aria indoor, il sensore lampada che citavi prima, che si chiama QB. In pratica è una lampada di design che cambia colore in base alla qualità dell'aria, quindi verde se buona, gialla se mediocre, rossa se è pessima. E abbiamo fatto anche altre applicazioni nell'ambito della sostenibilità per quanto riguarda i rifiuti e anche per quanto riguarda il monitoraggio. Bene, lo dirai nelle risposte alle domande che ti faranno adesso, che siamo un po' fuori coi tempi, vai. Sì, volevo chiedere, allora, molte delle corporate che sono qui oggi svolgono business a rete, in particolare distribuzione, energia elettrica, gas, con reti interrate o reti aeree. Ecco, volevo chiedere se avete pensato a una possibile integrazione e sinergia con business a rete per fare sinergia e integrazione tra il vettore fisico e l'IoT di cui voi siete sviluppatori. Sì, assolutamente sì. Noi già abbiamo avuto contatti con diverse anche aziende di facility e di utility soprattutto, e abbiamo cercato di portare le nostre soluzioni proprio nell'ambito appena citato, quindi assolutamente sì. Noi, come dicevo, siamo degli sviluppatori fondamentalmente, quindi riusciamo a padroneggiare la tecnologia, perché abbiamo iniziato tempo fa e abbiamo iniziato proprio con l'ottica dell'IoT. Quindi tutto quello di cui abbiamo bisogno, che hanno bisogno i nostri clienti, noi riusciamo a svilupparli in casa, riusciamo a fare un vestito cucito su misura sulle richieste del cliente, e quindi in pochissimo tempo, perché magari rispetto ai big siamo più piccoli, però siamo anche più dinamici e veloci, e riusciamo a essere molto più vicini ai nostri clienti e quindi a sviluppare soluzioni che possono andare sul mercato, comunque possiamo condividere col nostro cliente, che il più delle volte diventa un partner poi alla fine. Lavoriamo molto nell'ottica dell'open innovation fondamentalmente, perché oggi tutti hanno bisogno di innovazione, tutti vogliono, certo, innovare. Noi siamo arrivati, facciamo questo. Quindi Francesco, lasciamo spazio a un'altra domanda, è chiarissima la tua risposta. Seconda domanda. Colpisce l'attenzione alla qualità della vita nei centri.
E quindi non soltanto IoT, non soltanto gas clima alteranti, ma anche qualità dell'aria, qualità delle acque, qualità di tutto ciò che raggiunge l'utente finale. In che misura tutto questo riesce a promuovere l'engagement, anche emozionale se vogliamo, di chi poi compie il nostro percorso, cioè consuma tutto quello che facciamo? Sì, noi cerchiamo sempre di affiancare, perché abbiamo tutto lo sviluppo elettronico, perché abbiamo bisogno del dato grezzo da prelevare. Ovviamente questo dato deve essere elaborato in qualche modo e deve essere presentato alle persone. Ecco perché la nostra vision di dar voce alle cose, perché abbiamo fatto, ad esempio, abbiamo vinto anche un premio su questo con l'Università Federico II di Napoli, che è la nostra partner. Abbiamo utilizzato degli occhialini stile Google Glass per rendere in realtà aumentata, poter far leggere dati in realtà aumentata, per esempio, di alcuni elettrodomestici in casa che consumano energia, quindi far capire in tempo reale alle persone, anche un po' come gioco, come vision futuristica, far capire che tramite l'IoT e la tecnologia noi abbiamo bisogno soltanto di prelevare il dato, e questo è compito nostro, per poi coinvolgere le persone in un mondo che deve essere, diciamo, futuristico, un mondo innovativo, e lo dobbiamo fare nel modo più semplice possibile. Ecco anche perché il discorso della luce, la luce che cambia colore in base alla qualità dell'aria, è un qualcosa che arriva a tutti, estremamente tecnologico e innovativo, ma è un qualcosa di estremamente semplice. Quindi è lì giochiamo molto su questa sottile linea tra la tecnologia, l'innovazione e la semplicità. Crescere, crescere, crescere. Di cosa hai più bisogno, di clienti o di finanziamenti? Abbiamo bisogno di tutte e due, nel senso per di finanziamenti sì, siamo stati, appunto, come dicevi anche prima, anche da parte CDP, abbiamo avuto dei finanziamenti, e abbiamo bisogno di clienti in primis, perché è importante portare avanti le nostre linee di business e poter crescere il nostro portafoglio clienti, ovviamente, però abbiamo bisogno anche di finanziamenti per poter prendere delle sedi più grandi, avviare magari delle produzioni un po' più interessanti e quindi poter aprirci anche a un mondo internazionale, non solo un mondo nazionale. Quindi bene, non solo in bocca al lupo a Nexus TLC, a Francesco Serino. Ci vediamo dopo, votiamo anche per lui. E la prossima startup ha un nome che davvero mi ha colpito, si chiama 40 South Energy o 40 South Energy, stanno a Pisa, e 40 South per i 40 ruggenti pensavo che fosse un riferimento agli anni, in realtà ho letto che è un riferimento alla latitudine 40 sud del globo, dove i velisti sanno che cominciano le onde oceaniche davvero grandi. Quindi dall'ispirazione dalle onde viene l'energia che c'è dalle onde e nasce questa startup pisana davvero affascinante. Qui con noi c'è il fondatore Michele Grassi. Benvenuto, Michele. Grazie. Buongiorno. Senti, startup per modo di dire, nel senso che leggo che siete nati nel 2007. Sì, sì. Eri un ragazzino quando l'hai fatta praticamente. Magari. E purtroppo il percorso in un settore come questo è un po' più lungo che in altri settori. Lo so. È più complicato fare questo che fare un'app, questo lo sappiamo tutti. Senti, hai un minuto di tempo per raccontare che cosa fate, mi sembra tanto, ci vedo anche una bella case history del 2018, te lo lascio e poi ti facciamo le domande di rito, vai. Noi progettiamo e costruiamo macchine per convertire in elettricità l'energia delle onde del mare. Ci sono tanti che provano a fare questa cosa, è una cosa difficile da fare. Noi abbiamo alcuni caratteri distintivi nel nostro approccio. La nostra macchina, chiamata H24, intanto è una macchina di basso fondale, quindi si può installare molto più facilmente rispetto ad altre. È una macchina che è completamente immersa mentre funziona, e quindi non solo non si vede, ma non ha impatto sulle attività umane, e è molto resistente alle tempeste per questo motivo. E poi è anche capace di sfruttare le correnti, soprattutto quando ci sono poche onde. Questo incide molto sulla sua efficienza. Tutti questi fatti messi insieme fanno sì che la macchina sia sostenibile anche per impianti di una macchina sola a livello economico, e questo è fondamentale. Abbiamo testato un prototipo in mare negli anni scorsi, che ha immesso energia nella rete elettrica nazionale in condizioni realistiche davanti a Marina di Pisa. E ora ci stiamo muovendo per ingegnerizzarla e andare sul mercato, e quindi il prossimo passo sarà questo. Quindi un po' dell'energia che noi abbiamo consumato, l'energia elettrica del 2018, era fornita dalle onde a largo di Pisa, corretto? Poca, ma sì. Pochissima, va bene. Un inizio per adesso. Senti, tantissima. Tu eri velista, immagino? Sì, nella vita precedente, quando facevo l'imprenditore, sei andato anche a quella latitudine 40 South? No, ho attraversato l'Atlantico, ma a latitudini più alte. Perfetto, va bene. Sentiamo se ci sono domande vere. Michele, io ho una domanda a 2A.
esistono appunto diverse tecnologie, come citavi anche tu. E la vostra tecnologia adesso che TRL è? Il livello di maturazione tecnologico, technology readiness level della macchina si può stimare fra 6 e 7. E abbiamo messo una macchina in dimensioni realistiche, in full scale, come si direbbe in inglese, in mare, è stata esposta anche a delle tempeste, quindi fra 6 e 7. Okay. C'è un'altra domanda? Una domanda? Sì. Se posso completare la domanda, che tipo di rapporto vi immaginate con operatori industriali, non so, magari del mondo energy, un licensing della tecnologia piuttosto che... Allora, ovviamente il mercato è molto distribuito globalmente e segmentato, quindi siccome vogliamo essere un player globale, il nostro approccio è di stare un passo indietro rispetto al mercato e quindi agire tramite partner e distributori, ma essere fornitori di tecnologia, anche costruttori della tecnologia, che poi però viene distribuita e installata da partner, che possono essere dalle ESCO ovviamente ai grandi player, questo dipende. Sì, se posso, io avrei una domanda. Ho visto che la macchina ha degli organi in movimento sommersi e quindi mi chiedo quali sono i costi di gestione relativamente al mantenimento dell'organo in movimento? Allora, in realtà quando un oggetto metallico, comunque in generale, un oggetto in mare è completamente immerso e meno esposto alla corrosione e all'aggressione dell'ambiente marino rispetto a qualcosa che sta sulla superficie del mare, che è molto più sottoposto appunto alla corrosione e altri fattori. Abbiamo monitorato nel nostro caso che il degrado delle componenti è molto ridotto e quindi i costi di manutenzione sono stimati ad essere non particolarmente significativi, anche perché le parti che sono sottoposte a manutenzione sono rimovibili. Quindi non c'è bisogno di levare tutta la macchina per andare a fare la manutenzione su queste parti, ma solo le componenti che hanno bisogno di essere manutenute vengono prelevate e sostituite. Io avevo Michele, una considerazione, non so se posso farla, ma mi sento di complimentarvi e di incoraggiarvi con questa iniziativa, sottolineando un concetto: tutte le tecnologie, tutti i modi per fare energia rinnovabile sono preziosi. Ce ne serve tanta, sia per la penetrazione del mondo dell'energia elettrica propriamente detta, sia per un altro settore che è molto importante, ma che non può fare a meno delle energie rinnovabili, che è l'idrogeno. Quindi molto bene, andate avanti, anche se siamo in tanti, anche noi, a fare queste stesse cose. Sì, infatti siete anche voi a fare questa cosa delle onde. In Eni avete monitorato quello che stanno facendo loro? Le soluzioni tecnologiche sono complementari, alternative? Ce n'è una migliore già? Com'è l'avete studiata questa cosa? Lo diciamo, sono complementari, mai alternative. Considerare un'alternativa sarebbe un grave ostacolo all'evoluzione di ciò che ci serve per far maturare altre tecnologie con cui queste sono integrate. Lo dicevo prima, quella dell'idrogeno prima da tutte. Quindi ci serve una overproduzione di energia da fonte rinnovabile. In questo senso, anche se piccoli, bisogna avere il coraggio e la determinazione di andare avanti con fiducia. Quindi bravo Michele. Perfetto. Michele, torno da te. Voi siete partiti nel 2007. Quando avete visto che anche un colosso come Eni si è messo a provare a produrre energia dalle onde, come vi siete sentiti? Contenti, siamo contenti perché più player ci sono. Allora, questo è un settore di avanguardia e quindi quello che rischiamo è di sentirci soli. Quindi in realtà più player ci sono... Quindi vuol dire che l'intuizione era giusta. Perfetto. Il mercato è immenso, non c'è problema. Sì. Ora, almeno... Le onde del mare non finiscono, questo no. Grazie Michele, potete votare anche 40, 40 South Energy, anzi. E, voltiamo pagina, la prossima startup... E si occupa in un altro modo di energia, di applicare intelligenza alla gestione dell'energia per farcene consumare di meno, farcela usare meglio. Tra l'altro ha già una storia, secondo me, di successo molto interessante. Nella città di Torino hanno fatto un progetto che ha coinvolto 90 edifici e questo ha portato un abbattimento delle emissioni di CO2 pari all'aver piantato 100.000 alberi, col fatto che però in tutta Torino ci sono 100.000 alberi. Quindi è come se quell'anno Torino avesse raddoppiato il numero di alberi in città. Enerbrain è il nome della startup, nata nel 2015, c'è qui il cofondatore Giuseppe Giordano. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti, grazie mille per l'invito, è davvero un piacere. È un piacere anche ritrovare Irene, che così mi svelo. Sì, sono loro quelli con cui avete fatto quel progetto. Bene, hai un minuto di tempo. Allora, grazie a tutti. Appunto, Enerbrain è nata con un sogno, che è quello di dare un contributo per costruire le città del futuro. Le città del futuro per noi devono essere città sostenibili, città smart, città a misura d'uomo. Le città sono però fatte di edifici e i dati ci dicono che gli edifici consumano e emettono emissioni per circa il 40% dell'energia mondiale,
e un terzo di questa energia è sprecata. Quindi Enerbane ha brevettato una soluzione a IoT, quindi noi produciamo sensori, attuatori, abbiamo algoritmi di intelligenza artificiale in cloud che come un supervisore aggiungono intelligenza e quindi vanno a ottimizzare l'erogazione del comfort da un lato e il risparmio energetico dall'altro. Lo step evolutivo per noi, andando avanti, siamo partiti da 4 persone, oggi siamo 50, abbiamo una dozzina di paesi, è quello di uscire dalla logica del singolo edificio e di andare quindi nella logica dei servizi di flessibilità e di demand side management, quindi verso la smart grid attraverso voi, perché per farlo bisogna appunto installare le relazioni con le utility. Bene. Senti, ti chiedo una cosa volante, è l'anno del recovery plan, una parte del recovery plan è proprio su progetti di sostenibilità energia e una parte di questi progetti è dedicata a rifare gli edifici e renderli più sostenibili e più efficienti dal punto di vista energetico. È una grande opportunità per un'azienda come la tua. Sì, soprattutto perché l'efficienza si può fare in molti modi, secondo noi il fattore vincente è la scalabilità, cioè se noi abbiamo una soluzione che può essere potenzialmente messa in un pacco. Questo pacco, tra l'altro, è successo durante il lockdown. Li abbiamo mandati in alcuni paesi del nord Europa, Dubai, e siamo riusciti a fare delle installazioni da remoto. Quindi la semplicità e il payback molto rapido sono le chiavi per vincere queste sfide e per vincere queste gare. Bene, domande per Giuseppe Giordano di Enerbane. Sì, io ne ho una. Vorrei sapere quali sono i parametri che andate a monitorare per il comfort, per monitorare e gestire il comfort all'interno degli ambienti. E la seconda è se il comfort all'interno degli ambienti è poi abbinato anche alla gestione di una centrale termica centralizzata. Sì, allora, per ripercorrere il sistema, il sensore è in grado di fare una lettura ogni 10 minuti con una ricarica della batteria ogni 4 anni. Sono autocalibrati, misurano i principali parametri di comfort e qualità dell'aria, quindi temperatura, umidità, CO2, pressione, VOC, più altre grandezze su richiesta. Questi dati vengono elaborati in cloud e qui l'algoritmo costruisce un modello predittivo che va ad anticipare il fabbisogno. Questa istruzione viene poi inviata agli impianti attraverso delle centraline che vanno in caldaia. Quindi sono diverse tipologie di implementazione, ma la chiave è quella di agire sull'esistente sempre in maniera veloce e sicura e economica. Perfetto, io ho una domanda invece per Enrico Pochettino di IREN. Ci sei Enrico? Ci sono. Allora, mi racconti com'è nata la scintilla con Enerbane e quanto pensate di scalare questa soluzione? Ma allora, sì, questo è un bel esempio di collaborazione, perché è nata quando loro erano obiettivamente in 3, Giuseppe, non so se eravate già in 4, comunque all'inizio abbiamo, diciamo, loro avevano già un prodotto prototipale, l'abbiamo cominciato a testare, gli abbiamo, diciamo, dato una mano alla fase di sviluppo, nel senso che abbiamo dato i nostri feedback in quanto potenziali clienti, e poi abbiamo sostanzialmente creato, diciamo, una collaborazione, diciamo, di tipo, diciamo, commerciale, ma anche di tipo VC, no? Di investimento. La cosa importante, e questo ovviamente è raccomandato a tutte le startup, diciamo, il rapporto con il soggetto industriale non è esclusivo, no? Quindi noi abbiamo, certo, una quota assolutamente di minoranza e loro non solo sono autorizzati, ma devono andare a vendere anche ai nostri competitor e uscire dall'Italia, cosa che stanno facendo, fatto molto bene. Bene, ottimo. Ci sono altre domande? Vi state orientando anche sui condomini oppure target solo edifici tipo commerciale e industriale? Sì, la soluzione da quest'anno è disponibile anche per i condomini. Dal punto di vista tecnico, diciamo, si applicano valgono gli stessi principi. Quest'anno siamo riusciti a ridurre i costi per arrivare a essere competitivi e soprattutto per agganciarci al treno dei condomini, che è chiaramente un tema caldo. Bene, potete votare anche Enerbane e Giuseppe Giordano dopo averlo ascoltato. La prossima startup l'ho proprio vista nascere, anzi mi ricordo quando ero parte di un comitato che aveva aiutato a scegliere i progetti italiani che dovevano andare all'Expo di Shanghai, e dopo un po' mi sono trovato che era nata una startup tra i progetti innovativi che avevamo presentato in quella bellissima Expo di allora. Si chiama AM Technology, ma io la conosco come Airlight, che è il loro prodotto fondamentale, che è una pittura che purifica l'aria. E sono contento di ritrovare Antonio Cianci. Ciao Antonio!
Ciao, grazie. Tornando a quello che dicevi prima, noi siamo giovani che siamo nati prima, probabilmente, quindi manteniamo, come dire, nonostante l'età anagrafica, una certa volontà di innovare e di andare avanti. Ah sì, certo, possiamo fare gli startup anche con i capelli bianchi, lo dimostri esatto. Anche tu. Benissimo, hai un minuto di tempo, vai. AirLight è una tecnologia che purifica l'aria attraverso una pittura architettonica. Noi abbiamo un materiale a semiconduttore che è inserito all'interno di una pittura minerale brevettata che utilizza l'energia della luce per creare ioni superficiali. È in pratica l'aria serena dopo la tempesta. Voi sapete che l'elettricità statica si combina con l'acqua e l'ossigeno per creare ioni negativi che vanno a neutralizzare le particelle di gas piuttosto che altri elementi presenti nell'aria. Si applica come una pittura normale, a rullo, a pennello e a spruzzo, e ha delle caratteristiche straordinarie. 12 metri quadrati di pittura eliminano i gas di scarico prodotti da una macchina in un giorno. Abbiamo casi reali in cui una misurazione, una macchina diesel all'interno di un garage, dopo due ore era andato via tutto l'inquinamento del prodotto. Siamo nati 5 anni fa, abbiamo fatto un'importante crescita, già importanti round di finanziamento, siamo presenti finalmente a livello commerciale dallo scorso 2020 in diversi paesi e da oggi in poi ci stiamo proponendo quasi come ex startup per entrare nel mondo reale come scelta intelligente rispetto a un prodotto povero che è la pittura, ma dove possiamo portare grandi benefici per migliorare il benessere abitativo sia a casa che in ufficio che in impianti industriali. Senti, ti dico una cosa, ti chiedo una cosa e poi ti lascio le loro domande. Ho visto un bellissimo edificio che avete fatto qualche anno fa a Ostiense a Roma, tra l'altro fatto con un artista, un writer che ha fatto una cosa molto bella. Quanto dura l'effetto di questa pittura? Per quanto tempo purifica l'aria? Allora, diciamo che l'effetto è lifetime, perché è un catalizzatore, non c'è un consumo di un materiale. Noi garantiamo la pittura 10 anni per quello che è la resa architettonica e diciamo il fatto che rimane attaccata al muro con i colori vividi. L'effetto tecnologico in realtà è un decadimento bassissimo, dopo 10 anni è ancora ottimo. Noi continua. Abbiamo fatto sperimentalmente il tunnel Umberto I a Roma nel 2007 e ancora funziona perfettamente. Perfetto, vediamo. Domande. Come si posiziona in termini di fascia prezzo rispetto a coating alternativi o a... Ma allora, le pitture si distinguono genericamente in 3 fasce di prezzo. C'è la fascia bassa, diciamo, all you can eat, il cestone che va a un prezzo 60-70 centesimi a metro quadrato. C'è la pittura di media buona qualità, la pittura acrilica tradizionale che arriva a 2 euro, 2,50 euro massimo. E poi ci sono le pitture premium che si dividono a loro volta in decorative e funzionali, con prezzi che possono andare da 4 euro, 5 euro, anche a 10 euro a metro quadrato. Noi ci posizioniamo con un prezzo che va dai 2,80 euro ai 3,40 euro a metro quadrato, quindi nella parte bassa della fascia premium. Lo abbiamo fatto consapevolmente perché vorremmo diventare una scelta che non è ostacolata dal fattore prezzo. Sì, io avevo invece una domanda legata alla necessità di fare manutenzione su quelle superfici, su quella pittura e l'eventuale tossicità, perché immagino che possa essere un quesito che diciamo la proprietà di un palazzo che vede la pittura sul proprio esterno si può porre, insomma. Assolutamente sì, ma la pittura non ha nessun effetto di tossicità. Noi abbiamo addirittura fatto un test sull'eliminazione dello human coronavirus e tra le sostanze che lo eliminano siamo gli unici che non introducono citotossicità nell'eliminazione del virus. Noi non abbiamo un'emissione di sostanze, mi spiego meglio. Alcune pitture hanno gli stessi effetti aggiungendo una sostanza biocida o comunque un'attivazione che emette qualcosa nell'aria. Noi siamo un semiconduttore che genera una coppia buca elettrone. L'elettrone si combina con l'ossigeno e con l'acqua presente nell'aria e fa ioni negativi OH- e O2 punto, che sono ossidanti ma in modo naturale, quindi non c'è un'emissione. Faccio una comparazione. Le migliori pitture tradizionali presenti sul mercato, che sono classificate come
classe A, hanno una emissione di sostanze tossiche che deve essere inferiore a 1000 microgrammi per metro cubo. La nostra certificazione ci pone a inferiore a 2 microgrammi per metro cubo. Tra parentesi, noi abbiamo un Global Warming Index che è un terzo di qualsiasi pittura tradizionale, e questo ci pone anche nelle scelte architettoniche di grossi gruppi. Tra parentesi, una delle aziende che qui presenti oggi è già nostro cliente, abbiamo fatto una loro sede, ne stiamo facendo... Possiamo dire quale? È vietato? Italgas. La? Italgas. Italgas, abbiamo fatto la sede di Torino e stiamo facendo gli uffici a Roma, tenendo conto che il prodotto non è tanto una pittura di esterno, senza dubbio sì, tra parentesi i murales sono per noi un'attività molto importante. Volkswagen sta facendo tutta la sua pubblicità delle macchine elettriche in Inghilterra dipingendo i muri delle case con la pittura che respira, HSBC, che è una banca internazionale, ci ha preso per tutte le loro comunicazioni, Netflix sta immaginando di lanciare le nuove serie facendo dei murales con il nostro prodotto, però il meglio si ha in interno. Voi tenete presente che la qualità dell'aria all'interno è tra le 5 e le 100 volte più tossica rispetto all'aria esterna. Anche per questo motivo noi all'inizio di quest'anno abbiamo sviluppato una variante che si può applicare all'interno delle condotte dell'aria condizionata, in modo da andare a intervenire sulla qualità dell'aria anche all'interno di edifici che non hanno le finestre che si aprono e su cui il problema della circolazione è forte, tenendo conto che abbiamo un'attività antibatterica e antivirale molto forte. Però Antonio, perdonami se ti interrompo, sai che sono un grande fan della tua pittura e della vostra tecnologia. È così geniale ascoltarlo che mi chiedo, ma perché non la stiamo usando tutti? È un tema di marketing, è un tema di prezzo, è un tema di maturazione? Qual è il motivo? Di scetticismo. Noi abbiamo avuto fino all'inizio di questa pandemia, diciamo così, una certa difficoltà da parte dei clienti a capire che si può intervenire con le tecnologie su benessere abitativo. Questo ci ha portato a fare anni di test e misurazioni. Noi abbiamo 5 brevetti, 3 milioni di metri quadrati. Quindi applicati. Un tema di scetticismo vuol dire che è un tema, bisogna spiegarla, bisogna farla conoscere. Però devo dire che la cosa è, secondo noi, finita. Le prossime due startup vengono... Parliamo della prossima intanto. Si chiama New Lisi ed è una startup molto interessante perché prova a trasformare in economia circolare una cosa che oggettivamente è uno scarto, che è il trattamento dei fanghi di depurazione, e prova a scioglierli e a farceli riutilizzare in modo da farli diventare un valore. C'è qui con noi il CFO, che sarebbe il capo della finanza di questa startup, che è Alessandro Campanella. New Lisi. Sì, salve a tutti. Senti, una startup che tra l'altro non è breve come vita, perché c'ha 10 anni di vita, quindi avete già una storia da raccontare, e che in questo momento è controllata da un fondo di venture capital. È anche questo, esatto. Abbastanza anomalo. Sì, è vero. 360 Capital Partners. Esatto, il nostro socio di maggioranza. Diciamo che ovviamente producendo impianti, comunque anche le tempistiche per poter riuscire ad avere un sistema effettivamente efficiente, funzionante, affidabile, non è, diciamo, richiede sicuramente del tempo. C'è anche un tema ovviamente che il nostro mercato è principalmente, non solo, ma principalmente pubblico, nel senso certo. Che il nostro è un sistema che lavora su volumi di fanghi alti, quindi depuratori civili e quindi gestione da parte di aziende pubbliche. Dirò due cose, dirò che avete un brevetto riconosciuto in 35 paesi, quindi è una cosa significativamente solida. Hai un minuto di tempo per spiegare di che si tratta, perché io non l'ho ancora fatto. Tocca a te. D'accordo. Il sistema New Lisi è un processo che è stato brevettato. Abbiamo 3 brevetti al momento, è un processo innovativo per il trattamento dei fanghi di depurazione, quindi quello che è lo scarto dei processi di depurazione delle acque reflue. Si tratta di un processo di idrolisi termochimica che opera a bassa temperatura, circa 80 gradi centigradi a pressione atmosferica. Il processo in 2 step di ossidazione, una acida e una alcalina, permette di disgregare la materia organica di cui è composto il fango, permette quindi il rilascio di acqua intracellulare, agisce sulla parte anche secca del fango, i solidi
che costituiscono proprio la parte secca del fango, quindi non la parte acquosa, e nel complesso riesce a ottenere una riduzione anche oltre il 70% in volume di questi fanghi di depurazione, quindi molto, molto significativa. È un sistema che, tra l'altro, quando il depuratore è dotato di digestori anaerobici, quindi per la produzione del biogas, perché molti depuratori hanno sistemi di digestione anaerobica per trattare in linea fanghi, per trattare fanghi, produrre anche biogas, quindi recuperare energia. In questo caso il nostro, essendo un sistema di idrolisi che disgrega il fango, permette al fango stesso di produrre maggiore biogas quando viene poi trattato in questi digestori anaerobici, perché noi lavoriamo prima della fase di digestione, e abbiamo calcolato un incremento intorno al 40-50% nella produzione di metano quando il fango è il nostro fango idrolizzato, piuttosto che un fango che viene direttamente dal depuratore. Perfetto, quindi il classico caso è dove dallo scarto si produce in parte energia. Ho visto che una parte invece state facendo uno studio in questo momento con il CNR per trasformare un'altra parte di questi fanghi in fertilizzanti. Quindi un caso di economia circolare totale, una parte energia e una parte fertilizzanti. Esatto, perché diciamo che il nostro obiettivo, fino ad oggi siamo riusciti a ridurre molto i fanghi, perché se vediamo i competitor, altre tecnologie, arrivare a un 70% totale di riduzione significa avere performance molto elevate. Siamo riusciti a trovare un modo per ottenere tanto biogas e recupero energia. Adesso sul fango residuo, quindi quel famoso 30-35%, poi dipende un po' dalle caratteristiche del fango che rimane, vorremmo cercare di utilizzare, di renderlo valorizzabile in agricoltura. Certo, fertilizzanti agricoli, come dire, non si butta niente. Domande per te. L'energia prodotta con uno strumento di questo tipo è particolarmente virtuosa, la stessa Europa la considera advanced, per dirla in gergo, quindi molto interessante. Comunque sono impianti che devono essere realizzati. In questo senso chiedo: quali sono le vostre esperienze operative e quali ostacoli dal punto di vista autorizzativo avete incontrato lungo il vostro percorso? Allora, come referenze diciamo che noi, dopo una prima fase dal 2010 al 2014, dove tra l'altro io non c'ero nemmeno, perché in realtà non sono il founder, però ci sono state sicuramente diverse difficoltà, si è finalmente trovato una strada, e probabilmente l'IRSA CNR, l'Istituto di Ricerca Superiore delle Acque, ci ha dato una grossa mano in questo, tant'è che nel 2015 arriva il secondo brevetto ottimizzato che ci permette finalmente di avere un sistema sia affidabile sia utilizzabile, quindi a costi diciamo tali per cui la tecnologia siamo riusciti a portare la tecnologia sul mercato. Partiamo con il primo vero contratto per Acquedotto del Fiora, Gruppo Acea, installiamo questa macchina nel depuratore di Siena. È dal 2015 che lavoriamo lì con un contratto di full service, realizzando riduzioni intorno al 70-75%, perché in quel caso il fango è totalmente secondario, ossia biologico. Il nostro processo lavora molto bene quando i fanghi più i fanghi sono biologici, più riusciamo a ridurre. Poi a Lecce, per Acquedotto Pugliese, nel 2017 installiamo un altro sistema, anche lì molto simile come diciamo volumi processati, ma lì c'è anche il digestore anaerobico, quindi con una riduzione dei fanghi che si attesta intorno al 65%, riusciamo a testare anche la nostra capacità di recupero di energia, con un più 45% circa di incremento nella produzione del biogas in digestione anaerobica. Nel 2018 vinciamo la prima gara d'appalto di fornitura, quindi vendita di impianto, quindi è stato diciamo finalmente un appalto importante, anche perché è un sistema più o meno 3 volte più grande di quelli di Siena e di Lecce, che stiamo realizzando. Prevediamo a marzo di inaugurare finalmente questo sistema, questo impianto. Ci sono stati un po' di problemi, per andare anche sul discorso delle autorizzazioni, diciamo un po' di problemi che non dipendono tanto dal nostro sistema, perché il fatto che il nostro sistema comunque lavora a bassa pressione atmosferica e a temperature basse non crea grossi problemi. È chiaro, ci sono delle procedure autorizzative che le stazioni appaltanti devono seguire. Lì diciamo i problemi sono più lato regione ed enti amministrativi, che a volte sono un po' lenti. Diciamo che a volte anche le stazioni appaltanti in teoria
man mano che preparano la gara dovrebbero andare avanti anche su quello per accorciare i tempi. Nel nostro caso, per esempio, abbiamo avuto un problema di 6 mesi, 9 mesi in cui abbiamo dovuto sospendere il cantiere perché l'autorizzazione effettivamente non arrivava. Nel caso di Siena e Lecce, per esempio, questo problema in realtà non l'abbiamo avuto. Bene, Alessandro, con le stazioni appaltanti ci siamo mangiati tutto il tempo a tua disposizione, però naturalmente se i nostri 8 corporate vogliono continuare a parlare con te, siamo felici se lo faranno anche dopo questa puntata. Ti chiedo telegraficamente qual è la cosa di cui hai più bisogno adesso? Sicuramente la cosa di cui ho più bisogno adesso è che anche il contesto normativo che si sta evolvendo completi questo quindi che le norme tengano conto dell'innovazione, di quello che si può fare. Anche le norme tengono conto del fatto che i fanghi di depurazione non si possono utilizzare in agricoltura molto semplicemente, perché spesso e volentieri contengono idrocarburi e metalli pesanti e altra roba. E fanno dei guai grossi. Perfetto. Avere dei sistemi che riducono alla base, che valorizzano il fango. Bene, grazie. Questa era Neolisi, potete votarla naturalmente. E l'ultima startup che presentiamo oggi si chiama Bifrist ed è un sistema per la sicurezza dell'aria negli ambienti chiusi. Ne abbiamo parlato molto di questo tema dell'aria pulita oggi, avete visto, ha come fondatori due società, non due persone, ma due società, la Minerva e la Robotronics, e nasce nel 2018 a Taranto. E con piacere diamo il benvenuto sul palco di Private Matching a Fabio Cerino, che è uno dei due cofondatori. Ciao Fabio. Sì, grazie per l'invito. Quindi una società che è fondata da due società a sua volta. Sì, abbiamo messo insieme le competenze e abbiamo cercato di creare valore attraverso l'unione delle competenze di ciascuno, portando avanti un progetto che vuole prendersi cura delle comunità con le tecnologie. Senti, migliorare la qualità dell'aria negli ambienti chiusi, hai un minuto di tempo per raccontarti e poi ti faremo un po' di domande. Vai. Facciamo 20.000 respiri al giorno, il 90% di questi li facciamo all'interno di ambienti chiusi ed è per questo che incontriamo spesso dei problemi legati ad agenti patogeni o inquinanti presenti nell'aria indoor. E Bifrist produce il sistema NOSE che permette di monitorare costantemente la qualità dell'aria degli spazi chiusi, misurando CO2, composti volatili organici, PM10, PM2,5 e anche gas radon. E consente, attraverso un algoritmo che abbiamo realizzato con l'Università di Bari, di tracciare il rischio di diffusione anche degli agenti patogeni. Il sistema, attraverso l'elaborazione in cloud, controlla costantemente in modalità IoT impianti di ventilazione e filtrazione dell'aria, in modo da agire tempestivamente contro l'aggressione di agenti patogeni e di agenti inquinanti. Applichiamo il nostro sistema in qualsiasi spazio chiuso, ora è installato in 3 scuole di Taranto, ma anche uffici, residenze, appunto residenze per anziani, ospedali, centri commerciali. E ultimamente abbiamo fatto il passo di agire anche nei sistemi di trasporto. Il nostro sistema infatti è stato installato su alcuni autobus, ne controlliamo gli impianti di ventilazione in modo tale da poter garantire all'interno dei mezzi di trasporto una qualità dell'aria non viziata dalla presenza purtroppo delle persone, perché per noi è importante prenderci cura delle comunità ovunque, questo lo vogliamo fare attraverso l'uso delle nostre tecnologie. Bene, mi pare una bellissima storia che tra l'altro mi fa piacere che venga da Taranto, che è una città che qualche problema purtroppo l'ho dovuto subire con l'inquinamento anche industriale, quindi è importante che da qui nasca una startup di questo tipo. Se ci sono domande per te. Sì, se posso una domanda. Vai. Chiara la parte di monitoraggio, invece in termini di attuazione, diciamo quindi per purificare effettivamente, quanto è scalabile la vostra soluzione? Ma noi ora ci possiamo interconnettere ad impianti, diciamo, stand alone, a sistemi di ventilazione meccanica anche UTA, piuttosto grandi, potendo agire anche su sistemi di terze parti, per esempio attraverso gateway IoT, quindi diventa importante poter agire anche, cioè riusciamo ad agire anche su impianti di grossa taglia. Te la faccio una io, nella tua presentazione ho visto che si parla anche in futuro di utilizzo di idrogeno verde. Sì, è una cosa che curiamo da diverso tempo, abbiamo dei progetti in campo con questa startup, ma anche con le altre società di sviluppo di produzione di idrogeno verde anche per la mobilità nella regione Puglia.
Sapete che la Regione Puglia ha una legge regionale unica in Italia per lo sviluppo di iniziative legate all'idrogeno verde e poiché siamo qui a Taranto in Puglia vogliamo sfruttarla appieno. Bene, allora direi che possiamo chiudere qui la presentazione delle 8 startup, delle 8 storie che parlano del futuro dell'energia, della sostenibilità, di un paese meno inquinato, che spreca l'energia meno e che la utilizza in modo più efficiente. Secondo me è molto interessante. Vorrei prima, mentre facciamo i conteggi sulla startup vincitrice, sentire voi delle corporate. Che cosa ne pensate di questa puntata? L'innovazione, la passione nel portare avanti questa innovazione è assolutamente allineata con le esigenze del momento e non soltanto dal punto di vista di una coscienza che giustamente si sta sempre più sviluppando, ma in linea anche a delle normative europee, sia a livello europeo, e pensa al biometano, ma sia anche all'attenzione alle emissioni d'origine, che in un caso addirittura, come giustamente segnalavi tu, viene dalla Puglia, che è una delle prime regioni ad aver legiferato su questo senso. Quindi una bellissima puntata, idee tecnologiche assolutamente in linea con i tempi. Sì, aggiungo che anche su tematiche particolarmente d'attualità come la riqualificazione degli edifici piuttosto che l'utilizzo della tecnologia, dei sensori e dell'IoT e che può elevare il modello ad una maggiore efficacia anche dal punto di vista gestionale, abbinandoci però un miglioramento anche del comfort, no? Che quindi è un tema molto molto importante e quindi sono sicuramente molte delle tematiche che abbiamo visto di estrema attualità e prospettiva. Pier Lorenzo Dell'Orco di Italgas. Troppo spesso startup è associato a Silicon Valley, a Far East. Ecco, qui abbiamo avuto una carrellata davvero interessante di tante proposte che tra l'altro, se, a mio avviso, non a caso nascono in Italia, perché hanno proprio una attinenza con la tematica italiana, di un paese altamente con alta densità abitativa, con una qualità dell'aria soprattutto al nord particolare, con un patrimonio immobiliare vetusto, quindi, e con scarsità di energie, quindi anche soluzioni energetiche. Quindi secondo me è veramente una vetrina non solo di tecnologie, ma anche della capacità nostra, del paese, di farci la punta al cervello e portare avanti, nonostante tutto, innovazione là dove serve. Bene, il nostro tempo è finito, però io voglio ringraziare anche Enrico Pochettino del gruppo Irian, Patrick Ungre di A2A, Giacomo Palermo di Tozzi Green, Massimo Di Amato di NextChem e Alberto Bigi di Sorgenia per essere stati con noi. Speriamo che da questo incontro nascano delle cose buone per queste 8 storie che abbiamo sentito, e vi do il nome della startup che avete scelto. L'avete visto probabilmente nella chat, quella che ha avuto più gradimento e alla quale facciamo auguri di cuore, ma la facciamo anche le altre 7, è Airlight di Antonio Cianci. Antonio, hai avuto più voti di tutti, in bocca al lupo e buon 2021. Grazie, grazie tante, grazie davvero. Grazie a voi per averci seguito, finisce qui la terza puntata di Private Matching, nella quarta parleremo del futuro del cibo e vi aspettiamo naturalmente qui.